Salve a tutti ragazzi, io sono Piperu Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario 64DS. Oggi ragazzi, prima di entrare nel castello e prendere la prima stella e quindi entrare nel primo quadro della battaglia di bombe, volevo ringraziare il mio amico Delori che è stato molto gentile a darmi dei suggerimenti su come fare i video e niente, per questo insomma volevo ringraziarlo di cuore. Adesso, come prima cosa, come prima stella ragazzi, entriamo nel castello, quindi questa porticina qui. Entriamo nel castello con la musica caratteristica che c'è dentro a questo. Entriamo nel castello nella porta naturalmente dove non c'è scritto niente, dove la stella non è, insomma, non sono numerate. Perché noi non abbiamo stelle e quindi non possiamo entrare in quest'altre porte dove ci sono dei numeri, per esempio qui 3, e quindi questo vuol dire che servono 3 stelle. Noi entriamo in questa porta dove non serve un cazzo e quindi possiamo entrare tranquillamente nel quadro della bomba. Allora, questi cartelli ragazzi danno dei suggerimenti su come fare il salto in alto, ovvero questo, su come fare il salto in presa. No, su come fare... Che cazzo era questo? Il salto in scivolata. Vedete ragazzi, bellino. Non l'ho mai fatto sinceramente, però come fare altri tipi di salti, insomma, eccetera eccetera eccetera. Per esempio questo qui. E tutto il trucco insomma sta nell'abbassarsi e poi premere insomma il tasto del salto, oppure fare il triplo salto. Questo qui. Ora se mi riesce ragazzi, comunque prima l'ho fatto e non mi riesce più, va bene. Comunque con un grande salto in lungo entriamo nel quadro delle boss bombe. Prima stella, boss bomba sulla cima. Prima stella ragazzi, battaglia di bombe è il mondo di gioco. Toccami. Perfetto. Eccoci qua ragazzi, questo è come si presenta nel mondo di gioco. Cercando Mario, sei finito nel mezzo del campo di battaglia. Dov'è Mario? Parla con una buon bomba. Impostazione standard, basta premere A, ovvero nell'emulatore, insomma, io ho il joypad del computer comunque. Allora, queste sono le boss, no, scusate, il coso, le buon bombe, ovvero le bombe buone. In questa zona sono rischi di venire colpito da un gavettone. Questo è diventato un campo di battaglia da quando il boss bomba ha rubato la stella. Non molto tempo fa un tipo coi baffi non mi ha dato retta e si è diretto verso il monte. Ora che ci penso, il tipo baffuto non è tornato. Chissà cosa gli è successo, ragazzi. Sta parlando forse di Mario. Queste sono le buon bombe, insomma, sono le bombe buone che sono violette, quindi queste sono buone, insomma, ragazzi, da differenziarsi da quelle cattive che sono nere. Queste naturalmente sono i classici Goomba, uno li può accosare, li può saltare sopra e quindi uccidere. Vedete che quando qualcosa ci colpirà, quando un Goomba per esempio ci colpirà, non è che ci ammazzerà, ma ci toglierà una barra di energia che è composta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frammenti. Per curarsi, ragazzi, basta prendere una moneta che ci può essere droppata dal Goomba tranquillamente in questa maniera. In questa maniera, saltandoli sopra, ci droppa una monetina e noi la prendiamo e ci curiamo. È possibile curarsi anche in altri modi, dopo le vediamo. Allora, queste ragazzi sono le monete rosse, ma adesso non ci devono interessare perché ci interesseranno più nel corso del tempo. Vedete un gavettone? Questo qui è un gavettone, fa anche abbastanza male, dopo un po' scoppia però. Queste sono le bombe. Le possiamo prendere e mangiare, come tra l'altro tutti i mob, diciamo. Anche i Goomba le possiamo prendere, è solo che non scoppieranno dentro la nostra bocca a differenza delle bombe. Dopo un pochino dropperanno, insomma, faranno l'uovo, Yoshi farà l'uovo, che è possibile, insomma, lanciare in questa maniera, avete visto? Insomma, così. Per fare l'uovo più velocemente basta mangiare un Goomba ed abbassarsi, vedete che farà l'uovo. Così, bellino, bellino. Adesso potremo lanciare l'uovo, insomma, tranquillamente così. Addosso alla bomba, anche tranquillamente. Bene, adesso il nostro scopo però, come vedete dalla minimap, è prendere la stella sopra il monte, come ci ha detto la buon bomba. Queste invece, ragazzi, sono le bombe cattive, insomma, se non l'avete capito, sono le bombe, non mi ricordo bene come si chiamano, ragazzi, comunque, tipo in questa maniera. Attraversiamo questo monte, vedete che queste palle scure naturalmente ci faranno male, anche abbastanza. E proseguiamo, insomma, proseguiamo cercando di evitarle. Yoshi può fare anche un salto prolungato, vedete? Si spinge con le gambine in cielo, eccetera. Poi questi interruttori dove ci sono, insomma, le immagini delle bombe, vedremo in seguito a cosa servono, ragazzi, comunque non ci servono. E niente, proseguiamo. Sentiamo questi buchi, bisogna stare attenti anche qui, ragazzi. Dovete vedere un po' da dove passare, dovete stare abbastanza attenti perché se cadete giù è abbastanza una palla rifarlo tutto da capo. E vedete, questi sono un tipo di cuori. I cuori vi faccio vedere, mi faccio colpire. E più lentamente scenderete vicino, meno energia vi daranno. Più velocemente, tipo correndo, ci andrete. Attaccati, ora vi faccio vedere. Più velocemente ci andrete.
e più energia vi daranno, vedete? Insomma, ci dovete andare addosso più velocemente possibile e vi daranno sempre più energia. E sono infiniti questi cuori, naturalmente. E adesso arriviamo al primo boss, ovvero questo qui, il boss bomba. Parliamoli e cerchiamo di ottenere la prima stella. Sono il boss bomba, capo di tutti i materiali esplosivi, signore di tutti gli scoppi. Incredibile. Sono arrivato fin qui pur non avendo i baffi. Che coraggio. Comunque non ti posso dare la mia preziosa stella. Devi sconfiggermi se davvero la vuoi. I miei sudditi di bombombe ti daranno del filo da torcere. Non fare più le linguacce, non è educato, avanti. Quindi ragazzi, vediamo un po'. Bene, lottiamo insieme. Vediamo un po' di che cosa sei capace. Tira le bombe ragazzi, bisogna fare così e respingergliele. Mangiamo le bombe e le tiriamo addosso. Vai, l'abbiamo colpito, non credo che bisogna andargli vicino quando è in questa modalità, perché sennò può schiacciarci come meglio vuole. Forza, vieni qua. Tirami una bomba, forza. Vai, ribeccatela. Forza, forza. Attenzione ragazzi. Oh. Oh no. Ah, ci tira due bombe di seguito adesso, è più difficile. Tieni, beccati. Sei morto? Sì. Oh che male, come ho fatto a perdere contro uno sgarbabatello? Mi raccomando, non dirlo a nessuno. In cambio ti do la mia preziosa stella. Se mi vuoi vedere di nuovo, seleziona questa stella dal menu. Presa ragazzi, la prima stella di gioco. Sono molto emozionato. Facendo quella voce ragazzi, mi sforzo molto. Scherzo. Prendiamo la prima stella. Piruettando. E usciamo dal mondo di gioco. Piano piano. Eccoci qua ragazzi. Stella numero 1, come vedete in alto a destra. Record 13 minuti monete ragazzi. Non vi preoccupate, insomma, tutto così. Salva e continua, naturalmente. Fai salvato. Hai recuperato una delle stelle rubate. Ora puoi aprire alcune delle porte del castello che sono chiuse. Prova con la stanza delle principesse al primo piano e quella con la fortezza di Womp al piano terra. Alcuna nessuna traccia di Mario. Sbrigati, va a cercarlo, Yoshi. Eh sì ragazzi, bisognerà andare a cercarlo. Quindi possiamo aprire alcune porte. Non le apriremo in questo episodio, ma nel prossimo forse, non lo so. Comunque possiamo aprire questa oppure questa. Non le apriremo oggi di certo. Bene, quindi io ve l'ho detto, faccio ogni stella un video, quindi 150 video per 150 stelle, 30 nascoste e 120 nei vari mondi di gioco. Io spero che questo video, primo video, vi sia piaciuto. Spero che davvero vi sia piaciuto, anche perché voglio fare una guida con i fiocchi. No vabbè, scherzo. Voglio fare una guida che sia apprezzabile da tutti, che insomma sia davvero apprezzabile dalla gente che magari, insomma, gli piace Super Mario, che gli piace Super Mario 64 DS, che magari ha giocato al 64 per il Nintendo 64, adesso vuole magari riscoprire le vicende di Super Mario 64, anche che è anche se è la stessa cosa, ma comunque può farlo grazie, insomma, ai miei video, trovando qualche stella nascosta grazie ai miei walkthrough. Basta che aspettate un pochino, dato che la prima stella è abbastanza facile, eccetera, eccetera. Quindi, io ve l'ho detto, spero che vi sia piaciuto. Da Ayan Pepiaru Zorbet, ovvero Pepiaru Zorbet, è tutto. Quindi ringrazio un'altra volta Delori, che spero che vedrà questo video, ma naturalmente gli dirò di vederlo. E niente, al prossimo episodio, alla seconda stella. Ciao a tutti.